Charles Camoin è nato a Marsiglia il 23 settembre 1879. Era un pittore paesaggista espressionista francese, meglio ricordato per il suo contributo al movimento fauvista al fianco di artisti come Henri Matisse, André Derain, Albert Marquet e altri. Dopo aver iniziato studi commerciali, venne indirizzato verso studi artistici e quindi nel 1895 cominciò a studiare arte a Marsiglia. Nel 1898 si iscrisse alla Scuola di Belle Arti di Parigi per studiare nella classe di Gustave Moreau, dove strinse amicizia con Matisse. I due hanno mantenuto un'amicizia permanente, tanto che Camoin raggiunse spesso Matisse nel viaggio nel sud della Francia, che ha avuto un profondo impatto sull'estetica e le pratiche di entrambi gli artisti. Nel 1905 espose al Salon d'Automne di Parigi con i Fauve, come furono beffardamente etichettati per l'uso selvaggio del colore, per certi versi simile all'espressionismo. Ampiamente celebrati nel suo paese, i dipinti colorati di Camoin utilizzano pennellate leggere, colori pastello ed elaborazioni su condizioni di luce e atmosfera. Camoin tuttavia non aderì mai pienamente alla rivoluzione cromatica fauve. Rimase infatti sempre vicino a Matisse, ma ammirò anche Cézanne e l'impressionismo di Renoir, che incontrò nel 1916 in Costa Azzurra, dove lavorò a lungo dipingendo paesaggi e figure. È stato inoltre particolarmente affascinato dalla tecnica della pittura en plein air e ha cercato di catturare l'interazione di luce e colore durante fugaci momenti di sole. Nel 1959 viene insignito del titolo di Comandante dell'Ordine delle Arti e delle Lettere. Infine morì a Parigi il 20 maggio 1965. Le sue opere vengono oggi custodite nel Museo di Arte Moderna di New York, nel Museo di Belle Arti a Nizza, nel Centro Georges Pompidou a Parigi, nel Dallas Museum of Art e nella collezione dell'Istituto di Arte di Chicago.